Buongiorno a tutti e riprendiamo con la quindicesima lezione di Reggiano. L'argomento di oggi è la forma negativa. In Reggiano, come in francese per chi lo ha studiato, la forma negativa si fa con due elementi di negazione. C'è una N che si precede il verbo, è una. Si può pronunciare an con la solita vocale eufonica, ma l'elemento di negazione è semplicemente la n che si mette prima del verbo e al verbo si fa seguire un secondo elemento di negazione che è mia, un altro avverbio. È interessante l'etimologia di mia, che in italiano rendiamo con mica, anche se a Reggio spesso diciamo mica con due C, e mia deriva da, è la stessa etimologia di mollica. E infatti a Bologna, per esempio, si dice brisa, che sembra completamente diversa, in realtà la derivazione è la stessa, perché vorrebbe dire nemmeno un briciolo. E se vogliamo parlare di altre varianti locali, nelle province vicine, per esempio, dicono miga a Parma, per esempio, o minga, menga, menga a Modena, e nella bassa dicono mea con la E proprio. E in realtà poi la logica è sempre la stessa. Vediamo un po' di esempi per spiegare. Ad esempio, sono italiano, assumo italiano. Non sono italiano, ansum mia italiano. A cantam de spes, cantiamo spesso, an cantam mia de spes. Ayon cate di sold, abbiamo trovato dei soldi. Se voglio fare la negativa, anon mia cate di sold. O anzi, anon mia cate sold in generale. La magna dal pan, la magna mia pan. Qua vediamo un'altra cosa, ho introdotto un'altra cosa grammaticale che vediamo come il partitivo nella forma negativa non mangia di pane. Non si può in Reggiano mettere un sostantivo senza l'articolo, senza niente. Non mangio pesce, l'articolo ci vuole o che lo metto col partitivo oppure almeno con la D. In francese è uguale comunque. Piccole particolarità, nel caso di contrazione al più, nella terza persona, aln diventa molto difficile da pronunciare, per cui una delle due cade. Oggi è abbastanza facile che si faccia sentire la L per dire albev mia, perché lo vedremo dopo, ma una forma moderna di fare la negazione è eliminare anche la N e appoggiarsi solo al mia. Però i vecchi dicevano invece più spesso anbev mia advein. La ln diventa in genere è una combinazione che paradossalmente per i reggiani è molto difficile da dire. Per esempio nella parola mennet, che sarebbe da melnet, molti dicono mennet, ce cioè la fanno diventare una n. Ed è un caso si sente la doppia anche in sillaba non tonica, che non è una cosa tipica reggiana, proprio perché in realtà non è una N quella che sentiamo, ma è la L che si appoggia alla N. E quindi ALN non sparisce, diventa AN. Come ho detto prima, in caso di difficoltà di pronuncia si può sempre appoggiare alla N una vocale eufonica, come si fa sempre con tutti gli altri monosillabi, tutti i casi di consonanti vicine. Quindi la classica A che è eufonica che usiamo, o E, dipende come si pronuncia, può essere messa davanti alla N. Quindi non sudi, tan sud mia, oppure ten sud mia, perché tn diventa atn, è veramente difficile da dire, quindi c'è questa vocale di appoggio, anche se l'elemento di negazione, come abbiamo detto prima, sarebbe solo la N, perché basta, quando si può evitare la A si può togliere. Il secondo elemento di negazione mia può essere eliminato quando ci sono già altri elementi di negazione, come per esempio mai, più, niente, nessuno.
Vediamo qua un po' di esempi. An capì niente. Non capite niente, non serve il mia. An capì mia niente sarebbe, si può anche dire, ma è volere precisare ancora di più, è un rafforzativo, diciamo, ma si può. Normalmente si dice an capì niente. An vi nessun. An vi mia nessun. Come rafforzativo si può mettere, però in genere si toglie. An vi nessun. Arrive più, non arrivo più. Han parlen mai, non parlano mai. Mia mai invece è veramente brutto da dire, anche come rafforzativo. In passato il mia era effettivamente un elemento facoltativo, come in italiano si poteva dire solo la negazione con la n che equivale al non, oggi è rimasto particolarmente nelle frasi fatte che sono passate dall'antico al moderno senza. Così come pezzi unici, come se fossero delle singole parole. Quindi, angemel, non c'è male, lo diciamo spesso, non serve il mia. Basta spender, è un modo di dire che lo dicevano le nonne come intercalare, ed è rimasto, è arrivato a noi così. Oppure ci sono dei proverbi, chi magna magnè. Chi non mangia ha già mangiato, chi magna non è chi magna mia. Oggi, se lo dovessimo dire in una frase all'interno di un discorso, diremmo chi magna mia, però nel proverbio rimane così. Un'altra possibilità invece è la caduta del primo elemento di negazione che è la N, che è tipico del lombardo, del milanese, perché ci sono. È un modernismo anche nel milanese. Il milanese è arrivato prima l'italiano, quindi è arrivato prima. A Brescia, nel fuori, così dicono, c'è ancora la negazione fatta di due elementi. Però è arrivato anche qua. È un modernismo. E quindi, cioè, invece di dire an vag mia, dico a vag mia, senza la. Tan ve mia, tve mia. In realtà dà una coloritura al linguaggio che diventa molto essenziale, molto molto stringato, molto. È come quando in italiano diciamo frega niente, boh, capito un cavolo, cioè, suona un po' sgrammaticato, però serve magari per dare una coloritura, un certo registro di comunicazione che si può usare, basta che non sia generalizzato, secondo me, se no. Se parliamo sempre così, diamo un'impostazione di stringato e di bifolco al nostro linguaggio. Cioè, un conto è dirlo in una frase, un conto è usarlo sempre sistematicamente, almeno quello che penso io. E infatti è più diffusa quando ci sono delle frasi corte, quando si risponde a monosillabi, oppure quando ci sono degli altri pronomi che diventa complicato aggiungere tante cose. Per esempio, non vi viene in mente, perché non vi viene in mente diventa un po' più lungo, quando voglio accorciare, tle mia vest, i guardon mia, acconsellit comprare mia, den comprare mia sarebbe, sbraiar mia, anche questo è l'imperativo, non sbraiar mia, però posso dire sbraiar mia perché faccio prima, se io devo dare un ordine veloce, secco, arriva meno cose ho da dire, prima arriva il messaggio. E passiamo adesso all'argomento di fonetica, che oggi è una cosa semplice e intuitiva, è una delle prime cose che imparano, che si impara chi vede il Reggiano per la prima volta, perché è abbastanza immediato da capire e perché è anche diffuso in tantissimi altri dialetti del nord, anche in Veneto. E sono la trasformazione dell'italiano, in realtà in latino c'era una L, sarebbe cla, clo, clu, che in italiano è diventato chia, chio, chiu, chie, e in dialetto diventa una c dolce. Quindi vediamo degli esempi. L'esempio chiaro, cer, chiuso, nel senso di sostantivo, non di aggettivo, cioè al chius è proprio un serraglio dove si teneva la versione piccola dal stambi, che è il porcile dove c'è il maiale, quello più piccolino era al chius. La macchia, la macia,
Schiuma, scioma, vediamo che tutte le altre variazioni di cui abbiamo parlato, la U che si trasforma in O, queste cose qua si sommano e diventa e le parole diventano molto di più, man mano più difficili da capire per chi sa solo l'italiano. Schet, schietto, maschio, masch, anche quando è finale, la C la sentiamo, che è un suono non tipico dell'italiano, ma in dialetto esiste. Sia la SC, la C dopo la S, che non diventa maschio. Ho scritto col trattino perché si usa così perché la gente ormai è abituata alla grafia italiana, per cui in realtà in italiano, in reggiano, almeno in quello di pianura, non esiste il suono SC e quindi si potrebbe anche evitare il trattino, però per far capire a chi viene da fuori che non è mash ma è masch. La trasformazione comunque di chiacchio eccetera nel suono dolce C è tipica, ma non è generale, perché ci sono delle eccezioni, anche se in realtà sono poi spesso dei neologismi. Lo schiavo, noi diciamo al schiev, anche se in realtà in passato si diceva sicuramente sch, perché la parola ciao, che è usata anche, deriva da schiavo. Anche se poi secondo me dal dialetto è passata prima all'italiano e poi dall'italiano, non era tipico dire ciao qua, però adesso lo dicono tutti. E comunque lo schiavo è anche questo, è passato attraverso l'italiano e viene detto schievo. La stessa cosa il marchio, al marchi, probabilmente ci sono anche, ho scritto una M al posto di una L, ma è il marchio, al marchi. E ci sono anche altri esempi, probabilmente adesso... La maggior parte dei casi riguarda parole che trasformano la chiacchio in c, ma ci sono qualche esempio del suono chio, chiu, c'è. Anche ghia, ghio, ghiu, ghie diventano ovviamente già, gio, giu, ge o g, quando si cade la e... Le eccezioni le troviamo quando, per un altro caso in cui ci sono le eccezioni, quando abbiamo la ya che è un suffisso della forma interrogativa, per esempio. Quindi abbiamo visto a fag che faccio, oppure a deg dico, quando lo faccio all'interrogativo, al fagia, al degia, quando c'è la c anche, al destacchia, lo stacco. E non diventa il testaccia, perché il suffisso è una cosa a parte. È per quello che anche la volta scorsa che ne ho parlato ho detto forse sarebbe meglio scriverlo col trattino, grammaticalmente sicuramente diventa molto più scomodo, quindi alla fine è una cosa a cui pensare, però se pensiamo alla morfologia dialettale è una cosa staccata. Al sughia lo asciugo. Anche ghia, ghio, ghiu, ghie diventano ovviamente già, gio, giu, ge o g, quando si cade la e. E le eccezioni le troviamo quando, per un altro caso in cui ci sono le eccezioni, quando abbiamo la ya che è un suffisso della forma interrogativa, per esempio. Quindi abbiamo visto a fag che faccio, oppure a deg dico, quando lo faccio all'interrogativo, al fagia, al degia, quando c'è la C anche, al destacchia, lo stacco, e non diventa il testaccia, perché il suffisso è una cosa a parte. È per quello che anche la volta scorsa che ne ho parlato ho detto forse sarebbe meglio scriverlo col trattino, grammaticalmente sicuramente diventa molto più scomodo, quindi alla fine è una cosa a cui pensare, però... Se pensiamo alla morfologia dialettale, è una cosa staccata. Al sughia lo asciugo. E vista la semplicità dell'argomento fonetico di oggi, ne aggiungiamo un altro che è proprio è una banalità, perché in realtà non c'è niente da sapere, solo da notare che il suono di G duro ha praticamente corrispondenza piena con il suono italiano. Sia iniziale di parola che finale, che in mezzo, doppio, semplice, singolo, è sempre uguale. Quindi facciamo un po' di esempi per vedere un po' di lessico.
il gatto al gat, pagare, pagher, e quindi a peg, sempre la g rimane in tutte le pegni, quello non è influenzato da quello che segue, rimane sempre lo stesso suono. Legare, liger, con la i, sarebbe a lig. Anche la liga, in realtà al Veneto dicevano la liga veneta, deve essere una cosa che è arrivata da, che è cambiata nell'italiano, chissà, non lo so, io il latino in realtà non lo so, adesso andrò a vedere se c'era una in latino. Stessa cosa, piger, piegare a pig, magro, meger, qua vediamo collegate con la R, aggiungiamo la E eufonica perché con la regola di togliere della finale magr diventa, si pronuncia meger, e in reggiano è una E, a Parma sarebbe una O, mego. La riga, uguale in italiano. Vediamo degli altri esempi, sempre per arricchire il nostro lessico, che tra un po' inizieremo poi a parlare prevalentemente in reggiano e mia sempre in italiano, perché se no si impara mia. Ragazzo, ragaz, la ruga. Il sangue, al sangov, guardate che la UE è proprio è una V in realtà, il sangue, e con la regola della vocale eufonica cade la consonante finale che è una E, e rimane la semivocale che si pronuncia so. La lingua, se dovessi dire bilingue, che è un modernismo ma lo adatto, bilingov, come il sangov. Grattare, gratter, stiamo parlando della G, ma vedi, spuntano anche altre considerazioni da fare. Il gusto, al gusto. E basta, siamo arrivati alla fine, e quindi vi saluto con un saluto formale, che anche questa è una cosa che piace tantissimo ai norreggiani, una cosa che fa ridere, che trovano strana, perché è una parola difficile. Arvedres, arrivederci, e sembra molto diversa dall'italiano, è una cosa che rimane impressa, in genere piace, e infatti è una delle prime cose che imparano, e si sentono molto, molto integrati quando imparano a dire arvedres, o anche arrivedres, alcuni lo dicono con la i, ma è un po' un italianismo. Il reggiano puro era arvedres. E quindi arvedres. Ciao.